Maria Narcissa. Non starai cercando di organizzarmi un altro appuntamento al buio, spero. La Maria Narcissa è una barca. Anche l'ultima ragazza che mi hai rifilato. Fisher. Ma scusa. Qualche giorno fa un utente del mio server Discord ha deciso di streamare la sua blind run del primo Splinter Cell, la cuna videoludica di molti, e con cui il cambio generazionale non è stato proprio gentile, dal momento che non ne sono mai state fatte versioni riproducibili nativamente nell'ottava generazione, eccetto con la retrocompatibilità di Xbox One che permette di riprodurli, fra virgolette, dal primo all'ultimo. Parlando di Splinter Cell, quindi, ho fatto fra me e me una riflessione, essendomi tornate alla mente le decine di migliaia di occasioni in cui da qualche anno a questa parte i fan chiedono a gran voce un nuovo Splinter Cell, con meme perché quelle ci sono sempre, video saggi estremamente articolati che fomentano la nostalgia, video saggi altrettanto articolati ma che si spostano più sull'essersi rassegnati alla morte del brand e tantissimi commenti, post e interi thread sullo stato attuale di certi giochi del genere stealth e delle case di sviluppo che si occupavano dei suddetti giochi appartenenti al periodo d'oro dello stealth. Se il titolo in questione vi sembra provocatorio, è perché è così. Ma anche a me ogni tanto piace giocare con le parole e i loro significati in modo da far presumere che si tratti di un banale clickbait, quando in realtà dietro c'è un discorso completamente opposto al banale. Perché non abbiamo bisogno di un nuovo Splinter Cell. Abbiamo bisogno di un vecchio Splinter Cell. Non mi dire. 3 allarmi e la missione finisce. Certo che no. Non siamo in un videogioco, Fisher. In questo video di un paio di mesi fa ho parlato brevemente anche del passaggio di questa serie da stealth più puro ad action, con un po' di stealth. Il discorso di fondo, che vi invito a recuperare lasciando un comodo link in descrizione o una comoda scheda proprio ora, lascia comunque intendere che ci sono state molteplici ragioni per effettuare questa scelta negli ultimi 2 titoli del franchise e che per certi versi è stata anche una scelta apprezzata. Ma separando il gusto personale dal vero, la soggettività dall'oggettività, perché ormai su YouTube siamo arrivati soltanto ai presocratici, è appurato che evidentemente il tipo di gameplay lento ma remunerativo, soddisfacente ma punitivo e puramente ragionato degli Splinter Cell nella prima decade del XXI secolo non emoziona le masse, e le masse non emozionate non comprano. Tutto questo senza nulla togliere agli appassionati di stealth puro, che sono ridotti di questi tempi a una nicchia considerevole, ma pur sempre nicchia. Come al solito è superfluo precisare che, come chiunque metta un prodotto sul mercato, gli sviluppatori di videogiochi puntano alle vendite in massa, non ad accontentare la nicchia. Perciò con questo e decine di altre franchise si può fare lo stesso esatto discorso, perché immaginatevi che danno un secondo di matto e dicono no, facciamo uscire il sequel diretto di Far Cry 1, lo facciamo tale e quale. Dai, vendite di Far Cry proprio, le stelle. Qualunque appassionato di Splinter Cell vi dirà che Chaos Theory non è solo la punta di diamante della serie, ma è proprio uno dei giochi di riferimento per l'intero genere. In Chaos Theory ben più fluido e smussato dei precedenti 2 capitoli, finché sei nell'ombra, comandi tu, fino a un certo punto. Ma appena ne esci, sei poco più che una sagoma su cui fare tiro al bersaglio. In Blacklist, se ti trovi nell'ombra è un vantaggio sostanziale, ma se ti trovi alla luce, puoi comunque rendere uno scolapasta poco ergonomico chiunque hai davanti, impugnare qualunque arma e lasciare che un inutile punteggio un po' più basso alla fine della missione sia solo un inconveniente trascurabile. Niente nemici più attenti andando avanti nel livello, niente salute gravemente ridotta dovessi sopravvivere allo scontro, anzi, si rigenera automaticamente. Niente punizione. Che si tratti della missione fallita stampato a schermo o di un inconveniente considerevole e duraturo. Questi 2 estremi che ho preso ad esemplificare la situazione, questa dicotomia, si interfacciano proprio come un elemento fondamentale presente negli stealth games che ho menzionato adesso proprio. Essere all'ombra o essere allo scoperto. Conviction e Blacklist hanno letteralmente solo queste 2 modalità, o sei visibile o non sei visibile, con nessuna sfumatura nello spettro. Fino a Chaos Theory e la versione vecchia di Double Agent, lo spettro c'era e come. Era visibile a schermo e si muoveva da sinistra a destra con diversi gradi di esposizione alla luce che influenzavano il rilevamento a differenti distanze e a differenti nemici. L'ombra proiettata da una macchina e una stanza completamente buia, per Blacklist sono la stessa cosa. E in tutta onestà non ci sarebbe niente di male se solo il gioco non fosse venduto come stealth e invece fosse un survival con una componente di stealth, per esempio Metro Last Light ed Exodus, in cui o sei alla luce o sei all'ombra e ciao, tanto il gioco non si basa unicamente su quello, ma è bello avere una componente simile in un gioco che non si basa unicamente su quello. Riconoscere che Blacklist non si basa unicamente sullo stealth, il che è vero, benché sia previsto come playstyle, sia chiaro, è come ammettere una sconfitta davanti a tutto il mondo. E questo non è un discorso da nostalgifro, parola che YouTube non vuole sentire adattata in italiano. Sono il primo a dire che gli ultimi Assassin's Creed sono più divertenti e stimolanti dei vecchi, e dico candidamente che cambiare la formula per adattarla a un diverso mercato, una diversa modalità di gioco, ha e come il suo perché, e non va denigrato a priori. Ma guarda,
Ti sei dimenticato di raderti questa mattina. Aspetta, ti do una mano. Ma allora, se questa premessa è apprezzabile in molteplici situazioni, prendi Assassin's Creed o Far Cry per citare due brand di Ubisoft, perché non abbiamo bisogno di un nuovo Splinter Cell, ma di uno vecchio? Perché ce n'è bisogno nel mercato odierno. Oggigiorno gli stealth puri stanno scomparendo. Fra i AAA, l'unico che mi viene in mente che va ancora molto bene è Hitman, che è tenuto a galla da componenti sandbox e level design di primissimo ordine, mentre ci sono altri desaparecidos famosi anche se difficilmente puri al 100% come Dishonored e Deus Ex, i quali non si vedono da 5 anni, Metal Gear Solid che non si vede da 6, ormai nemmeno si sente più parlare di Tenchu e di Thief, i AA e gli indie, chi più chi meno ispirati a chi in passato ha fatto scuola, contribuiscono un po' alla sopravvivenza, vedi A Plague Tale, di cui uscirà anche il secondo capitolo, o Styx. Tra gli indie, per certi versi, posso consigliarvi Aragami 1, che è un'esperienza un po' più simile a Splinter Cell, ma Aragami 2 lo è molto meno, pur restando fondamentalmente stealth. Ma molti indie appartenenti al genere non sono in prima o terza persona, sono in 2D o con visuale isometrica, una prospettiva che frena i più abituati al grande mercato moderno. All'interno del grande mercato moderno ci sono varie situazioni, magari la componente stealth è presente ma non importante come gli ultimi Wolfenstein, è valorizzata come in Far Cry 3, 4 e Primal perché si fanno più punti rispetto ad abbattimenti d'alto profilo, o nei Batman Arkham perché è figo, o è preferibile come nei Metro perché si tratta di un survival horror, ma non è mai necessaria come nei giochi del periodo d'oro dello stealth. In tutto questo, e in tempi moderni, se non ci sono giochi come i primi Splinter Cell a salvarci, la soluzione migliore è che torni a salvarci proprio Splinter Cell, laddove serve, con un remake dell'intera trilogia magari. Se ci pensate, da un po' di anni a questa parte i remake stanno prendendo molto piede, da Shadow of the Colossus a Demon's Souls, da Resident Evil 2 e 3 a Final Fantasy 7, c'è la trilogia di Spyro venduta a prezzo di partenza di 40 euro, e quella di Crash Bandicoot stessa cosa, che aveva anche il cut content, e da cui poi hanno fatto un capitolo completamente nuovo, Crash 4, che è uscito l'anno scorso. Perché è sempre bello avere un platform 3D vecchio stampo che riesce a vendere ad appassionare come una volta. O un bel Souls-like, per quanto non siamo abituati ai Souls-like pompati. Per questo sono convinto che la trilogia remake di Splinter Cell, il cui primo capitolo fa 20 anni nel 2022, quindi diventa ufficialmente considerabile retro, venderebbe e farebbe appassionare come durante la sesta generazione. Mi aspettavo, in verità, che il remake di Prince of Persia fosse in realtà la trilogia composta dalle sabbie del tempo, Spirito Guerriero e i Due Troni, e onestamente, visto il tempo che si stanno prendendo per rivederlo e correggerlo, sembra che lo stiano trasformando per davvero nella trilogia remake che sognavo, ma comunque andrà. Se le sabbie del tempo remake andrà commercialmente bene, proverà ad Ubisoft che il seguito di culto che hanno molti dei suoi vecchi giochi non è affatto di facciata. Sarebbe, al contrario, il trampolino di lancio perfetto per poter inanellare, appunto, anche Splinter Cell, Rayman, Assassin's Creed 1, tiè, e Far Cry 2. E fare questo permetterebbe di concentrare altre risorse per posizionare meglio le uscite, dunque prendendosi anche più tempo per smussare e cambiare dove serve, soprattutto ora che, con la nona generazione di console, è più imperativo che mai creare un prodotto ottimale e ottimizzato. Torni lo stealth profondo e approfondito, tornino le varie condizioni di luce, si smetta di glorificare l'azione a tutti i costi, per favore, questo gioca come vuoi, si può sopportare fino a un certo punto. Ma soprattutto torni la tensione palpabile nell'oscurità, perché se ne sente la mancanza. Grazie per l'attenzione, vi invito a dirmi la vostra nei commenti e ad iscrivervi, e se volete raccontarmi il vostro stealth preferito. Se avete degli action stealth, degli stealth puri da consigliare nei commenti, vi invito molto caldamente a farlo, perché così si fa uno scambio fra tutti quanti. Per chi vive di stealth, restare sintonizzati, e alla prossima!